Benvenuti amici di Smart World. Voi non lo potete sapere, ma sono circa 5 minuti che sono qui con questo Aspire S13 pensando a cosa dirvi di preciso nell'introduzione di questo Ultrabook. Sì, perché in fondo non ha dei difetti particolari, anzi, è uno di quei dispositivi che mi sentirei anche di consigliare abbastanza a scatola chiusa. Eppure. Acer Aspire S13 è un po' la dimostrazione, se vogliamo, dei tempi che passano, ovvero ultrabook sempre più sottili, solo 1,5 cm di altezza, sempre più leggeri, anche se questo effettivamente non è veramente da primato, sono circa 1,4 kg, quindi abbiamo visto anche di meno, ma comunque è un 13,3 pollici, diciamo abbastanza leggero. Sempre più curati ed eleganti, se volete, anche se effettivamente Acer non è che abbia fatto miracoli in tal senso. Qua sul retro del monitor abbiamo questa bella zigrinata cover in plastica, plastica sotto, plastica su questo retro che sembra solo metallico a vederlo, ma è plastica. Ancora una volta, per trovare un po' del metallo dobbiamo aprirlo e andare qua attorno a tutta la parte della tastiera, anche questa zigrinata a sua volta, ma stavolta appunto è metallica, metallica che trattiene tantissimo le impronte. Dopo neanche una settimana di utilizzo l'avevo già riempito di dittate un po' ovunque, se devo essere sincero, anche troppo. Comunque, lasciando perdere magari un pochino, chiudendo un po' un occhio, se vogliamo, sui materiali, la cosa che subito mi è piaciuta è il fatto che ci sia una porta USB Type-C. Altro ottimo segno dei tempi che passano, ma bello schiaffo morale Apple, anche se è uno schiaffo facile da tirare perché lo può fare forse un po' chiunque. Oltre all'USB Type-C abbiamo due porte USB 3.0, una per lato, una full HDMI, anche questa secondo me molto importante e molto comoda da avere, e poi sull'altro lato abbiamo jack audio e lettore di schede SD. Quindi c'è effettivamente tutto quello che serve per interfacciarsi a dispositivi diversi, per leggere i contenuti delle schede delle nostre fotocamere, videocamere, eccetera. Insomma, un ultrabook che non ha per forza bisogno di un accessorio da portarsi dietro, e questo è senz'altro un bene, viste le mode che sembrano arrivare. Abbastanza buona l'esperienza di digitazione con la tastiera che ha una corsa davvero molto sottile, tasti abbastanza ben distanziati ad isola, però anche qui si evince qualche pecca costruttiva di troppo. Per esempio, alcuni tasti sono talmente a corsa bassa che mascherano, quantomeno offuscano la retroilluminazione che c'è sotto e che quindi non è, insomma, delle migliori retroilluminazioni che ci siano. In particolare, sui tasti più sulla sinistra, alcuni sono quasi completamente bui, non si vede nemmeno la luce che filtra da sotto il pulsante stesso. Tralasciamo poi il fatto che il modello in prova, come state vedendo, ha la tastiera americana, il fatto di non avere la U accentata, ma il tasto Enter diviso in due che non mi fa impazzire. Magari sono tutti dettagli che potrebbero un po' cambiare per il nostro mercato. Il concetto è che rispetto ad altre tastiere con corsa sottile, che personalmente non mi dispiacciono, questa di Acer mi è dispiaciuta un pochino di più. Non è malvagia, ma non è nemmeno eccezionale, insomma. E un po' lo stesso discorso vale per il touchpad. Anche qui sorvoliamo sul fatto che, come vedete, il modello da noi in prova ha un evidente difetto di costruzione, dato che la parte sinistra è più sporgente di quella destra, però facciamo finta che sia tutto ben allineato. Questo è appunto un classico difetto che non ci sarà certo su tutti i modelli. È abbastanza elegante con questo contorno luccicante, è piuttosto scorrevole, si usa bene, è preciso nella risposta al tocco, anche al multitocco, ma insomma anche qui ho provato di meglio, ripeto, non è cattivo. Però c'è di meglio. Nell'esperienza d'uso quotidiana, comunque, devo dire che sono sempre stato piuttosto soddisfatto della risposta di questo Acer S13, che è rapido nell'apertura di tutti i programmi e di tutti i file, grazie anche alla SSD SATA da 512 GB, tra l'altro, che c'è in questa variante, quindi molto molto capiente. C'è magari qualche bloatware di ora magari non diciamo proprio bloatware, che sembra un po' una parolaccia, diciamo che c'è qualche software che io personalmente disinstallerei di troppo. Però c'è anche tanto spazio a disposizione ed è piuttosto veloce, diciamo che per la sua categoria è una delle più veloci che abbia provato e quindi vi dà una ottima reattività nell'utilizzo di tutti i giorni, nelle operazioni di I/O e nell'apertura della maggior parte dei programmi. E anche il processore fa senz'altro sentire i suoi muscoli, si tratta di un i7 6500U, quindi le versioni appunto per ultrabook con grafica integrata HD 5200.
Grafica che tra l'altro si comporta anche piuttosto bene nei benchmark, poi magari per i valori precisi li trovate nella recensione completa su smartword.it. Il concetto è che sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista dello svago, ovviamente non è un portatile gaming, questo S13 non vi lascerà a casa, anzi, si saprà far apprezzare, devo dire, pressoché in tutte le situazioni. Questo se vogliamo anche a dispetto, se mi passate il termine, dello schermo soltanto Full HD, in un mondo che ormai sembra aver relegato il Full HD quasi alle fasce più basse, perché comunque è un Full HD molto leggibile, è opaco, è abbastanza luminoso, più di altri schermi opachi che appunto sacrificavano fin troppo la luminosità. Questo si vede bene da tutte le angolazioni, non è troppo prono ai riflessi, certo la definizione è quella del Full HD, ma su un 13,3 secondo me va benissimo. I colori sono abbastanza vivaci, non troppo accesi, ma non spenti appunto come altri pannelli opachi, e quindi devo dire che mi sono trovato bene anche con lui. Ok, sì, ma quindi allora perché ogni tanto storto un po' il naso nel complesso? Un po' per la ventola che parte troppo spesso, veramente tanto, tanto spesso, e si sente anche abbastanza. Non so, ormai mi sono abituato a dispositivi così compatti ma anche altrettanto silenziosi. Invece ho sentito la ventolina azionarsi più del dovuto. Le temperature sono sui core abbastanza contenute, ma sulla tastiera, soprattutto nella parte in alto, diventa un pochino calda. E al di là di quello sono rimasto anche un pelino deluso, forse dall'autonomia. Ci dovrebbe essere una variante in grado di arrivare anche a 12 ore con batteria più capiente. Questa qui ha solo, diciamo, 45 wattora di batteria, che comunque non sono pochi. E ci fate 2 ore e mezzo di utilizzo veramente molto intenso. Con molto intenso intendo, per esempio, una videoconferenza continuata per appunto circa 2 ore e mezzo, o gaming se vi volete dedicare comunque al gioco, perché anche la scheda integrata ve lo supporta abbastanza. Mentre invece, facendo qualche test con un utilizzo leggerissimo, luminosità al 50%, si arriva a 10 ore. 10 ore che però di utilizzo reale non farete veramente mai. Una giornata lavorativa io non l'ho mai portata a casa. Diciamo che in media tra le 5 e le 6 ore ha gettato poi la spugna, il che non è pochissimo, ma non è nemmeno così tanto come avrei in fondo sperato. Mancano, insomma, come dire, un po' di puntini sulla i a questo S13. È buono un po' in tutto, non c'è una cosa nella quale abbia detto ok, è eccezionale, anche perché poi c'è da valutare un po' il fattore prezzo. Da noi questa serie dovrebbe partire a 799 euro. Questo modello qui, che sostanzialmente è il modello di punta con 512 GB di SSD e 8 GB di RAM, in America viene circa 1000 dollari. Tenete conto che negli USA il modello base viene 579 dollari, fate un rapido rapporto, all'incirca penso che lo dovremmo trovare sul mercato sui 1200 euro più o meno. Che non è una cifra troppo esagerata, ma anche lei non è nemmeno così contenuta come avrei sperato, viste comunque le finiture non certo eccellenti, i materiali utilizzati che sono bene o male per la maggior parte plastici, e il fatto che le specifiche tecniche sono buone, ma non sono certo il massimo che si sia visto, insomma, in circolazione. Magari mi ricrederò quando Acer mi stupirà con un listino ancora più basso per l'Italia. Nel complesso vale comunque quello che vi ho detto finora: un buon ultrabook. Non ottimo, ma che comunque penso sappia regalarvi soddisfazioni, bene o male, un po' in tutti gli ambiti, ripeto, senza magari eccellere in una cosa in particolare. Per ulteriori considerazioni, comunque, foto e altro, benchmark soprattutto dettagliati, li trovate nella recensione completa su SmartWorld. Noi ci vediamo alla prossima recensione. Un saluto da Nicola.